Amici di Footballism Life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video sulla nona giornata di Serie A, in particolar modo su Napoli-Inter 0-0. Allora, prima di parlare di Napoli-Inter, facciamo un po' il bilancio della giornata. Il big match tra partenopei e nerazzurri termina 0-0 con il Napoli che tiene 2 punti di vantaggio sull'Inter. 2 punti che vengono poi rosicchiati dalla Juve e dalla Lazio alle prime due della classe. La Juve ha vinto 6-2 contro l'Udinese sul suo campo, una vittoria con molto cuore, dato che i bianconeri sono stati in 10 per più di un'ora e non le è stato dato un rigore. Volevano praticamente ammazzare la Juve, però non ce l'hanno fatta. E la Lazio invece ha vinto bene 3-0 contro il Cagliari. Poi vittoria sporca della Roma 1-0 sul campo del Torino. La Sampdoria continua a volare dato il successo per 5-0 contro il Crotone. Milan che si trova in una situazione di crisi, è stato bloccato 0-0 in casa dal Genoa. Non è stata però una partitaccia a mio modo di vedere, perché comunque i rossoneri sono stati per più di un'ora in inferiorità numerica e ci hanno messo impegno per poter portare a casa la vittoria, non ce l'hanno fatta. Vorrei poi segnalare la vittoria dell'Atalanta 1-0 sul campo del Bologna, non parlo mai dei bergamaschi, però un'Atalanta che in Italia non sta andando così bene come l'anno scorso, anche se non mi sembra assolutamente una squadra che possa rischiare la retrocessione. Invece sta facendo molto bene in Europa League, dove si trova prima in un girone con squadre come Lione e Everton. Complimenti a loro. Discorso salvezza, invece, il Benevento perde la sua nona partita di fila. Questa volta a passare contro i campani è stata la Fiorentina, mentre il Sassuolo vince il derby contro la Spal. Derby salvezza con i neroverdi che con questa vittoria si allontanano dalle zone calde della classifica, dalla lotta per la salvezza che non riguarda assolutamente una squadra come il Sassuolo. Infine poi vittoria del Chievo nel derby contro l'Hellas per 3-2, una partita emozionante con la rete decisiva dell'eterno Pellissier. Detto questo, iniziamo un po' a parlare più nello specifico di Napoli-Inter. Allora, Napoli-Inter 0-0, pareggio giusto dopo una gara equilibrata e tatticamente ottima. Il Napoli ha tenuto di più in mano il pallino del gioco, l'Inter ha fatto una ottima partita di contenimento. Primo tempo con i ritmi alti e il Napoli che faceva un grande pressing, ha avuto una occasione con una conclusione da fuori di Callejon che è stata respinta da Handanovic, che poi ha respinto anche la conclusione più ravvicinata di Mertens. Nel secondo tempo i ritmi sono stati più bassi, però comunque è stato sempre Napoli che aveva in mano le redini del gioco e esclusa un'azione di Vecino che ha fatto una ottima incursione, dove però la sua conclusione è stata salvata da Raúl Albiol sulla linea di porta. Le occasioni migliori le ha avute il Napoli, ma Handanovic si è sempre fatto trovare pronto. Andando poi un po' a vedere le pagelle delle due squadre, nel Napoli ho dato 6,5 a Pepe Reina che ha compiuto una parata decisiva su Borja Valero alla fine del primo tempo, 6 Usai, 7 Raul Albiol per il salvataggio sulla linea, sulla conclusione di Vecino, poi comunque ha giocato una buona partita senza commettere errori, 6,5 a Koulibaly, bene anche lui, stesso voto per Gulam, Allan e Jorginho 6, Hamsik 6,5 in costante crescita, ispirava diverse manovre di gioco della squadra. Non mi è piaciuto tantissimo l'attacco, che non è stato molto incisivo. 6 a Callejon, 6 a Insigne, che è stato il più vivace del trio in avanti nel primo tempo. Ha corso, si è impegnato. L'unica cosa che l'ha reso un po' irritante è stato il fatto che continuava a provarci con sto cazzo di tiro a giro, veramente. Poi Mertens invece 5-5 perché non è riuscito a incidere come il suo solito e ha sofferto la fisicità di un difensore imponente come Skriniar. Subentrati Zielinski e Rog 6, una senza voto, allenatore Sarri 6. Il Napoli non ha giocato male, ha fatto una discreta partita, sempre primo in classifica. Dopo 8 vittorie ci può stare un pareggio, solo che la squadra ha accusato segni di stanchezza dopo la partita contro il Manchester City in Champions e ha dimostrato che non ha la rosa adatta per poter affrontare due competizioni, cioè una squadra troppo corta.
Nell'Inter invece ho dato come voti 7,5 ad Handanovic, che ha compiuto tre parate davvero super, due nel primo tempo, prima con la doppia conclusione Callejon da fuori, Mertens ravvicinata e poi una su Mertens alla fine della partita, al 90esimo praticamente, poi D'Ambrosio e Nagatomo entrambi 6,5. Devo dire che i due terzini dell'Inter hanno fatto una ottima partita in fase di contenimento, gestendo bene il trio delle meraviglie del Napoli. 6 a Miranda, 7 a Skriniar, praticamente monumentale, non ha fatto mai passare i giocatori del Napoli, ha solo commesso uno svarione che poteva portare al gol di Koulibaly, ma così non è stato. Centrocampo dove ha dato 6 a Gagliardini, 7 a Vecino, che è stata una vera diga davanti alla difesa e ha anche sfiorato il gol con una ottima incursione personale, comunque un centrocampista di sostanza per l'Inter. 7 a Candreva, che sulla sua corsia ha fatto davvero un lavoro della Madonna, specialmente in fase difensiva quando tornava ad aiutare compagno, che ha sbagliato qualche cross, ma non gli si può dire niente della partita di ieri. 6 e mezzo a Borja Valero, che quando gioca trequartista distribuisce bene i palloni. Dopo, col passare dei minuti, cala, e questo è un po' un suo limite, però lo posso anche capire perché è un giocatore che ha più di 30 anni ormai. Sufficiente la prova di Perisic, non esaltantissima. 5,5 invece a Icardi, che è stato praticamente nullo in area di rigore, però comunque lo si sapeva, dato che non è che erano queste le sue partite, ecco, diciamo così. Subentrati João Mario 5,5, che non ha avuto un grandissimo impatto, poi ha dato senza vota Cancelo ed Eder, allenatore Spalletti 7. L'Inter può piacere o non piacere, però comunque una squadra che ha personalità e ha carattere, e si vede chiaramente la mano dell'allenatore. Questo pareggio serve più a far vedere di che pasta è fatta la squadra, che sarà un cliente molto molto difficile da affrontare per tutti, sebbene non credo sia una squadra che possa lottare per lo scudetto, perché Juve e Napoli sono più attrezzate. Poi la vedo una squadra con una rosa un po' corta tra i vari reparti. Va bene ragazzi, questo era un punto sulla nona giornata di Serie A. Fatemi sapere come la pensate, come al solito vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a iscrivervi alla pagina Facebook, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a passare per i vari canali di YouTube e Football Project. Trovate tutti in descrizione. Detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!